Ciao a tutti ragazzi, ben arrivati all'Old Trafford. È da un po' che non iniziavo così un video, subito direttamente in campo. Volevo farlo quest'oggi per farci stare quattro partite belle piene, con tanti highlights, tante emozioni, visto che era da qualche giorno che non mettevo video. E quindi non perdiamoci in chiacchiere nel menu iniziale, ma buttiamoci direttamente in partita. Per questo derby di Manchester tra United e City, sarà una sfida molto tosta. Il City in classifica è tipo al tredicesimo posto, tredicesimo, quattordicesimo posto, quindi davvero ha fatto una stagione bruttissima. E se vi ricordate, già l'anno scorso avevano fatto una stagione molto brutta. Detto questo, comunque sono una squadra molto forte. Nel derby tutto viene azzerato, quindi sarà una gara molto tosta. Dall'altra parte c'è uno United che ha risalito diverse posizioni in classifica. Eravamo tipo ottavi fino a qualche mese fa, ora siamo quarti. Abbiamo lo Stoke e il Chelsea subito dietro alle spalle, quindi perdere punti potrebbe essere davvero un disastro. Invece, vincendo, potremmo addirittura andare verso il terzo, secondo posto, e quindi davvero verrebbe fuori una rimonta notevole, che è ovviamente la nostra speranza. Il City col classico 4-4-1-1 con questo Celina dietro a Iheanacho. Non conosco Celina, però devo temerlo, perché se è titolare quest'oggi sarà sicuramente un giocatore molto temibile. Inquadratore anche per Kevin De Bruyne, uno dei giocatori più talentuosi di questo City, ma anche noi non siamo da meno, per cui diamo subito il via alla partita. Speriamo di vedere tante immagini, tanti gol, tante emozioni. Clichy, Rooney, 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 Rooney! Spacca la traversa, trema ancora la traversa, davvero tiro potentissimo di sinistro che ci ha ricordato per un attimo il gol dello scorso episodio, molto simile, in cui Rooney riesce a scivolare lungo i difensori avversari, mantenere la palla al piede col sinistro, poi cercare il tiro a giro sul secondo palo. Rooney dentro era per Bellarabi, invece ci si infila Griezmann. Griezmann, cross a uscire. Poi attenzione, Caballero, Depay proverà col destro, viene fermato però da Celina, può ripartire in contropiede il City con Sterling. Vai, vai Darmian, vai Darmian, vai Darmian. Niente, troppo rapido Sterling, attenzione, cross dentro. Arriva serenamente Lloris. Fernandinho, ancora Varane. Ragazzi, Varane veramente fenomenale, è uno degli acquisti migliori e che più ho voluto in questa carriera. Vi ricorderete nell'ultima finestra di mercato, ho veramente fatto di tutto per avere Varane, e qua si vedono i risultati. Attenzione però ancora al City, che allarga moltissimo il gioco sulle fasce. Poi Iheanacho, attenzione a provare il passaggio dentro, riusciamo a chiudere temporaneamente. Poi Sterling sull'altro palo, alla fine Pogba libera l'area, manda la palla in calcio d'angolo. Però adesso momento City, quando siamo al 40° del primo tempo. Depay, Pogba, Pogba, il tiro! Ci arriva all'ultimo Caballero, che non l'ha vista partire, ma mette comunque la mano, manda il pallone in calcio d'angolo. Qua potete rivedere che si è tuffato proprio alla fine e con la mano è riuscito a mandarla in calcio d'angolo. Grande parata, davvero sfortunato qua Pogba. Occhio De Bruyne, arriva prima. Chiude ancora Varane. Quest'oggi davvero perfetto. Poi Sterling. No, 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 no. Grande parata di Lloris, ma abbiamo rischiato qua perché abbiamo lasciato Sterling rientrare sul destro, che è un errore che non va mai fatto. Clichy, occhio, Celina, chiude bene Rojo. Che duo di difesa che abbiamo, davvero forte. Poi guardate un po' la palla dove è rimasta, ma andate a cagare, dai! Ma non è possibile! Non è possibile, questo qua è un gol assurdo che abbiamo subito da Yaya Touré. Adesso rivediamo, guardate qua, palla che spiove qua, Kurzawa doveva darla via. Cosa succede? Che Iheanacho si butta per terra, impedendo a Kurzawa di spazzare. Quindi Kurzawa cosa succede? Che si trova un cadavere davanti al corpo, non riesce più a raggiungere il pallone, arriva Touré e segna. Ma davvero non ho capito come ha fatto Iheanacho a buttarsi così a terra senza nessun motivo. Martial, è partito Martial, strattonato da quel porco di Zabaleta. Rimane in piedi Martial, cross dentro! Sul primo palo si era infilato Rooney, che si lamenta però, giustamente, dovevamo forse sfruttarla un po' meglio. Calcio d'angolo 82esimo, ancora sotto col City in casa. Dentro, calcio d'angolo!
Super colpo di testa di un nostro giocatore, non ho capito chi fosse, ma grandissima parata di Caballero. E poi ancora calcio d'angolo, ancora noi. Dai ragazzi, facciamogli il gol che ci hanno fatto loro. Fischio finale, 0-1. L'Old Trafford viene battuto dal City, che era tredicesimo, in una gara molto combattuta, dove Varane ha fatto una partita mostruosa e comunque si è riusciti a subire gol da Touré, migliore in campo ovviamente Caballero, che ha fatto due o tre miracoli, ma era ovviamente logico che succedesse. E purtroppo apriamo questo episodio con una sconfitta che mi fa già girare molto le scatole, perché è totalmente immeritata. Non dico che dovevamo vincere, perché comunque ci poteva stare anche un pareggio per come si era svolta la gara, però addirittura perdere su quel tiro inutile, imprevedibile di Touré davvero mi lascia molto amareggiato. Come rosa direi che ci siamo. L'unica cosa, Herrera mi ha chiesto alla fine dello scorso episodio di essere ceduto, che proprio vuole andare via, e in questi casi non puoi trattenerlo, quindi metterò in vendita Herrera. Non credo che comprerò un altro centrocampista, perché Alli e Sanchez meritano più spazio. Per cui direi che la squadra è davvero completa, non ho ruoli del campo in cui avrei bisogno di qualcun altro. Vediamo più che altro come si muove, magari arriva qualche offerta faraonica e si può cambiare il corso degli eventi. Ed eccoci al 1° di gennaio, che è un giorno che stoppa anche tutti i nostri discorsi di mercato ipotetici, perché c'è subito una partita di FA Cup turno 3, quindi veramente primissimo turno di scrematura delle tante squadre che partecipano alla FA Cup. Siamo contro il Southend United, che è una squadra che non ho mai sentito, secondo me addirittura gioca nella League 2, però non so, potrei sbagliarmi, non mi sembra comunque una squadra così temibile. Sinceramente mi ricordo già l'anno scorso, queste partite le giocavo e spesso mi toccava anche ripeterle, perché le giocavo davvero con poco entusiasmo. Per cui io mi fido dei miei giocatori, anche se ho fatto tanto turnover, e spero che riusciranno a vincere questa partita da soli, senza il mio aiuto, in modo tale da poter andare poi a dedicarci di nuovo alla Premier, perché c'è quella sconfitta col City che ha lasciato ancora dei rimasugli sul mio umore. C'è intanto Januzaj che apre subito la partita con un gol, risponde il Southend con Mooney. Cioè, ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ma nemmeno col Southend mi potete dare soddisfazione, incredibile. Januzaj che comunque torna al gol ancora, poi arriva il gol di Cáceres, che avevo messo in panchina, ed entra al posto di Fosu Mensah. Dimmi che non segna, eccolo lì. Niente, ragazzi, 2-2. Segna Paine. Cioè, ma io perché? Perché simulo ste partite? Che lo so che non mi regala niente in questo gioco. Va bene, ragazzi, simuliamo un po' gli allenamenti. Sale molto Wilson, che ho allenato addirittura in tre ruoli. Poi ho allenato anche Varane e Seedsman, ma ci vorrà ancora un po' per vederli crescere. Comunque, Arsenal tratta con Manchester United per Varane, quindi vedete che entro 2 giorni arriverà un'offerta per Varane, anche se per me è incedibile. E andiamo avanti, c'è la prossima gara che è con lo Stoke City, e qua mi sfrego le mani. A parte perché né lo Stoke né il Chelsea ci hanno superati, nonostante la sconfitta con il City, quindi siamo ancora quarti, e questa cosa mi rincuora notevolmente. Siamo però a pari merito con lo Stoke, e io devo dire che ce l'ho un po' questa cosa. Quando vedo che una piccola Cenerentola dà così fastidio, quando poi la devo incontrare io di persona, veramente ci voglio dare l'anima, perché è giusto rispedire questa squadra da dove viene, e non è possibile lottare con lo Stoke per le prime posizioni. Davvero è una cosa che mi infastidisce. Per cui andiamo a rimettere in campo i migliori e andiamo a giocare questa partita. Eccoci in campo, ragazzi, contro lo Stoke al Britannia Stadium. Piove invece di nevicare, ma insomma poco cambia. E mi viene voglia veramente di prendere a schiaffi i miei giocatori, perché perdere all'Old Trafford 0-1 nel derby fa male. Poi li mando in turnover a giocare contro una squadra di League 2, e questi qua mi pareggiano 2-2, per cui ho capito che è arrivato il momento di riutilizzare il pugno duro, andare in campo e cercare veramente di rimettere in riga questi giocatori, perché tanti punti li abbiamo già persi, e quindi è inutile perderne altri, insomma. Rooney, dentro, Bellarabi. Bellarabi, cross, Pogba al volo! Palla fuori di niente. Mamma mia, poteva venire un gol bellissimo. Depay.
Kurzawa dentro, Pogba destro, palla fuori, niente, non ci siamo ancora, ma sta scaldando il piedino Pogba. Arriva un fallaccio perché l'aveva riconquistata e non ci sta il difensore che si becca un giallo giustissimo. Punizione per Depay, e in questo periodo non mi vengono spesso le punizioni, però proviamoci lo stesso. Depay, punizione, deviazione, calcio da no, perché ce l'ho abbastanza come automatismo nelle dita, e in questo periodo quando gioco a FIFA non mi vengono più. Quindi evidentemente è un po' il mio periodo non ho per le punizioni. Calcio d'angolo, Varane non ci arriva. Allora Gundogan prova a cercare uno spazio, il destro! Bravo Gundogan, non era facile lì trovare uno spazio per tirare. Arnautovic, Arnautovic, palla fuori. Qua si è mangiato un gol, era da solo davanti al portiere. Non si è fidato evidentemente di rientrare e provare il tiro sul secondo palo, per cui ha provato il tiro sul primo, ma c'era ben presente Lloris, quindi cercando l'angolino alla fine l'ha tirata fuori. Cambi, 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 Rooney non si è visto, io provo a mettere dentro Harry Kane, l'uragano, ed è l'unico cambio che faccio per ora. Harry Kane, scambio con Griezmann. Griezmann va sul fondo, deve ridarla a Kane. Ci prova. Kane! 0-1! Harry Kane di testa. Ragazzi, i miei cross mi salvano sempre. Mi salvano sempre quando la difesa avversaria è così chiusa e non si riesce ad entrare in area col pallone fra i piedi. I cross mi salvano sempre. Qua non era per niente facile. Harry Kane ci arriva sul primo palo e segna di testa. E devo dire che la nostra grande forza è che ogni attaccante ha segnato un buon numero di gol. Nessuno è il protagonista assoluto perché Griezmann ne ha fatti 7, Rooney forse 8 addirittura. Kane ne ha fatti 3, Martial ne ha fatti anche lui un paio. Quindi tutti gli attaccanti sono utili alla causa. Ora però dobbiamo stare attenti. C'è subito una reazione. Mamma mia, Imbula se la trova troppo indietro, prova lo stesso a tirare, la palla è alta, allora adesso sì, facciamo dei cambi. Il primo è stato eccezionale perché ha portato il gol. Direi il secondo può essere Ander Herrera, che non ha giocato neanche contro la squadra di FA Cup, quindi un po' di spazio glielo devo. Harry Kane, Bellarabi dentro rete, Ander Herrera! Mamma mia ragazzi, ma che cambi abbiamo fatto in questa partita! Due cambi, due gol di Harry Kane e di Ander Herrera. Davvero mi fa piacere vedere segnare Ander Herrera che, ripeto, è stato forse il primo giocatore di questa avventura con lo United che mi ha dato soddisfazioni, mi ha dato gol e quindi anche se adesso ha un ruolo marginale nella squadra, gli do sempre grande importanza e grande valore. Però abbiamo voluto esagerare. Occhio intanto qua. Ma perché dobbiamo sempre regalare questo cazzo di gol alla fine? Sempre regalare questo cazzo di gol alla fine di Slimani. Come Carroll, anche Slimani devono sempre trovare il gol, questi cessi di giocatori. Comunque no, dicevo, Kane non era necessario, non era indispensabile, ma sono contento di averlo preso. Grande talento inglese, grande attaccante. Comunque la partita era già finita sul 2-0. È arrivato comunque questo gol nel finale mentre chiacchieravo. Pazienza, è arrivata la vittoria, che è quello che conta. E devo dire che a questo punto siamo a meno 2 dall'Arsenal e invece ancora a meno 8 dall'Everton, che continua a volare. 2 giorni e poi c'è ancora una partita. E poi dopo altri 2 giorni ancora un'altra partita. Per cui siamo davvero belli pieni. Arrivano delle offerte. Per Varane la cifra è troppo bassa, ma neanche forse 100 milioni andrebbero bene per lui. E lo stesso vale per Griezmann. Vieta ulteriori offerte. Davvero non ho nessuna intenzione di vendere i nostri due giocatori francesi. Sì, vuole alzare molto l'ingaggio, ma glielo alzo perché se lo merita davvero tanto. Gli metto giocatore importante. Con un contratto così dovrebbe per forza accettare. Se dovesse andare via, davvero ci rimarrei molto molto male. Però sappiamo che comunque decide sempre questo gioco, quindi non possiamo fare molto. Allora, adesso la prossima gara è col Watford. Poi dopo il Watford ci sarà ancora la partita di FA Cup. E credo che la simulerò ancora. Guardate come sono sprezzante del pericolo. Invece il Watford sicuramente la gioco perché ci serve un'altra vittoria. Che per fortuna, devo dire, la sconfitta col City non ha creato così tanti danni come temevo. E quindi adesso se vinciamo anche col Watford iniziamo davvero a ragionare finalmente in classifica.
Ed eccoci in campo, mi sono preso una pausa per cenare e ora possiamo andare avanti con la nostra carriera. United contro Watford, siamo all'Old Trafford. L'ultima volta che i nostri tifosi sono entrati nel nostro stadio hanno visto un derby in cui siamo usciti sconfitti per 0-1, quindi i nostri tifosi si aspettano sicuramente una prestazione migliore quest'oggi nel nostro stadio. Devo dire che quest'anno è stata un po' una cosa che si è ripetuta spesso, il fatto che spesso perdavamo la fiducia dei nostri tifosi, poi l'attimo dopo la riconquistavamo, quindi è arrivato il momento di trovare un po' di continuità e dopo la sconfitta con il City ritrovare la vittoria anche in casa, visto che comunque in classifica adesso siamo in una posizione abbastanza buona e quindi ormai è giusto crederci del tutto e provare a perdere meno punti possibile. Gundogan. Dentro Griezmann, se la mette sul destro, attenzione, la palla resta lì. Rooney, deviazione di Angella. Calcio d'angolo per noi. Rooney, ci proviamo, tanto sappiamo già che o ci arriva il portiere, infatti. O ci arriva il portiere o ci arrivano i difensori, perché non riesco mai a segnare da calcio d'angolo. Attenzione al Watford con Jurado. Jurado, cross! Kurzawa riesce a chiudere benissimo, bravo Kurzawa. Calcio d'angolo di Jurado. Curado, palla dentro, ci arriva Lloris senza problemi e poi può anche provare a raggiungere Rooney, ma ci arriva prima un difensore che è Juan Fran. Griezmann, Pogba, Pogba ne salta due, Pogba entra in area, Pogba, palo, no, Bellarabi, la stoppa male, riesce comunque a tirare, parata di Pantilimon, 60° minuto ancora, 0-0, davvero difficile sbloccare questa gara purtroppo quest'oggi. Alla fine la palla arriva pure ad Amrabat che fa cagare. E allora ci proviamo noi con Gundogan. Il destro di Gundogan! 1-0! Ma quanti gol ha fatto così Gundogan quest'anno? Impressionante. Impressionante. Sicuramente più convincente di Pogba in molti frangenti, sia sui tiri ma anche a centrocampo. Devo dire che lui è davvero, davvero forte, ma veramente. Per cui anche quando sei in difficoltà, tiri da fuori e la risolve Ilkay Gundogan. Adesso restiamo concentrati, ce l'abbiamo fatta ad andare in vantaggio, ma con un'intuizione di un singolo. Dai, c'è un'ultima occasione. Palla su per Alli, è in gioco. Lo so che è buono, lo so che è buono. Alli, niente. Parata di Pantilimon, incredibile. Incredibile, a giro forse devo tirare di potenza, non lo so. Di solito c'è la regola gol sbagliato, gol subito, ma il tempo non c'è più. Quindi fischio finale, 3 punti, riusciamo a vincere all'Old Trafford contro un Watford comunque molto ben messo in campo, molto difficile da affrontare. Pochi tiri da una parte e dall'altra, però sicuramente più noi. E Alli alla fine si è mangiato un gol davvero clamoroso quello che è successo. Sicuramente molto bene Gundogan e Lloris. E qua danno anche molto buono Kurzawa che effettivamente non ha sbagliato nulla. Ok, simuliamo gli allenamenti e sale Wilson. Sale anche abbastanza Sitzma, ma non è ancora un 61. Wilson lo sto cercando di portare verso il 70, perché quando sarà un 70 lo potrò chiamare su in squadra. Prima non avrebbe un gran senso. Non ci sono altre notizie dal mercato, sono sincero, al momento non mi sto neanche troppo interessando al mercato perché la squadra è già messa bene così, però chiaramente magari nei prossimi giorni cercherò di vedere se c'è qualche possibilità, qualche colpaccio sul mercato da poter fare. Prima c'è questa gara di FA Cup, ma ripeto, non ho nessuna voglia di giocarla. Per cui adesso vedrò cosa fare, intanto preparo la formazione. E va bene ragazzi, ero tentato di simularla ancora, ma alla fine ho cambiato idea, perché alla fine l'ho già simulata e è finita 2-2, per cui ci sono tutti i segnali di doverla giocare, perché se simulandola contro una squadra comunque così debole non si è riusciti a vincere, ci vuole veramente il nostro, la nostra mano, il nostro aiuto. Quindi, solita formazione da turnover che abbiamo schierato anche nella gara, la prima gara col Southend United, la prendo come un'opportunità per incontrare una squadra un po' più debole e provare in questo modo a trovare innanzitutto un gioco più fluido e non sempre così rigido e combattuto come nelle partite di Premier, e poi magari riuscire anche a trovare tanti gol e
e tante emozioni da vivere assieme per chiudere bene l'episodio. Per cui giochiamola, sperando ovviamente di non incontrare troppe difficoltà, ecco. Martial, dentro, Harry Kane, Kane, rete 1-0. Harry Kane, che devo dire segna quasi sempre quando lo mettiamo in campo. Uno a uno. Sapete come la penso sui portieri, eh? Non si può fare un errore così. Non si può assolutamente fare un errore così e la pagherà molto molto cara a Donnarumma. Cioè non mi posso permettere di fare queste figure di merda. Assolutamente. Assolutamente non esiste fare una figura del merda del genere. Kane dentro. Alli. Miracolo del portiere. Calcio d'angolo. È bello che questo gioco ti rende ogni partita una sofferenza. E quindi anche contro il Southend tu devi soffrire. Va bene, ragazzi. 90esimo 1-1. Si sapeva, insomma. Il realismo qua non è di casa. Ogni partita deve essere combattuta. Questa, secondo me, è la regola di questo gioco. E quindi si va avanti supplementari. Sané. Sinistro di Sané. Miracolo di Bentley. Calcio d'angolo. Sané. Esce Bentley coi pugni. No! Gol di Murillo. Incredibile. Gol da calcio d'angolo di Murillo. Vedete che sono stanco, morto e non ho nessuna voglia di giocare questa partita fino ai supplementari, ma se dobbiamo giocarla, meno male che perlomeno siamo riusciti ad andare in gol col Murillo, adesso mancano 10 minuti alla fine dei supplementari. Si spera di poterla chiudere in vittoria. E vai, dai, segna, segna! No, salva Murillo. Mi sa che Murillo è l'unico che non ci sta a questo metodo di gioco. Occhio che c'è anche il loro portiere in area. Mamma mia, se segna il portiere diventa una leggenda. Guarda! Ragazzi, è bellissimo questo gioco, è bellissimo. È bellissimo. Sì! Sì! Abbiamo vinto! Abbiamo superato il turno 3 di FA Cup! E andiamo, ragazzi, e andiamo! Grazie al fantastico gol di Harry Kane e poi al gol di Murillo che ha preso un 8. E soprattutto complimenti a Donnarumma che ha preso un bel 7,3. Peccato che siamo dovuti andare supplementari per colpa del suo autogol di merda e della sua ultima partita nella nostra squadra. Perché, ripeto, io non mi faccio prendere per il culo. Cioè, già ho fatto l'errore di volerla giocare e l'ultima volta che la giocherò, la prossima volta la simulerò. In più mi devono far fare queste figure di merda, io non ho più nessuna voglia, per cui andiamo sul portiere, Donnarumma invia sul mercato e adesso sto aspettando più che altro che ricominci la Champions. Ricomincerà a febbraio col Borussia, l'abbiamo già detto, che sarà il nostro avversario. Prima c'è da fare le semifinali di Capital One Cup con il Bournemouth e poi vabbè, nel prossimo episodio vedremo anche il QPR, ma soprattutto l'Arsenal, e l'Arsenal sarà davvero una bella sfida da vedere perché è la squadra che in questo momento ci sta sopra in classifica. Detto questo, lasciate un bel mi piace al video, grazie di avermi seguito anche oggi, ci vediamo tra qualche giorno con il prossimo episodio.